Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Buon giovedì. Ed è un giovedì che è ancora segnato dagli eventi delle ultime 36 ore. Dapprima l'annuncio di Vladimir Putin di un referendum, diciamo pure di un referendum farsa che si terrà tra domani, venerdì e martedì. Nelle zone del Donbass, incluse quelle che Mosca non controlla, incluse quelle nelle quali è in corso il recupero ucraino. E sapete qual è la logica. Per Mosca dichiarare tutto quel territorio russo significa creare le condizioni, in base agli standard legali di Mosca, per considerare ogni azione ucraina di difesa come un attacco diretto al territorio russo che consente un'escalation, la mobilitazione e anche l'uso di armi nucleari. E a proposito di mobilitazione, proprio ieri mattina in questa rassegna attendevamo il discorso di Vladimir Putin, che si è effettivamente tenuto attorno alle 8 ora italiana. Nel quale discorso Putin non ha annunciato la mobilitazione generale, ma una mobilitazione parziale con il richiamo di 300.000 riservisti. Riservisti non sono soldati, diciamo, allenati, pronti al campo di battaglia, molto spesso sono vecchi ragazzi di leva. Il che vuol dire, diciamolo chiaramente, carne da cannone, significa esporre delle persone russe a rischio di essere massacrati sul campo di battaglia. Sembra, diciamo, più una prova di debolezza e di disperazione che una prova di forza. E la giornata di ieri è stata segnata in Russia da code chilometriche di automobili al confine con la Finlandia per scappare, dal tentativo di accaparrarsi biglietti aerei e di salire sui voli ancora disponibili presso alcune capitali lontane dalla Russia e anche da manifestazioni segnate da arresti, si parla di 1300-1400 arresti. Ci si interroga su cosa possa succedere, naturalmente la preoccupazione maggiore è per la orribile minaccia nucleare. Ieri pomeriggio alle Nazioni Unite ha parlato Biden, nella notte ora italiana il discorso di Zelensky che ha detto, sui giornali non fate in tempo a trovarlo, ha detto Zelensky, lungamente applaudito, c'è una sola entità che vuole la guerra ed è Putin. Comunque siamo al giovedì di chiusura della campagna elettorale, che si chiude formalmente domani, ma diciamo i partiti si dividono tra manifestazioni di chiusura oggi, avverrà a Roma per il centrodestra, e domani. Anche se però, più che guardare la piazza del popolo della destra oggi e del PD di domani, lo sguardo è al centro-sud. Vi ricorderete che ieri avevamo molto valorizzato nella rassegna, ed era doveroso farlo, due articoli, uno di cronaca analisi e uno di commento, il primo sul Corriere della Sera di Adriano Logroscio, il secondo del professor Dalimonte sul Sole, che dicevano occhio ai collegi del sud perché la risalita del Movimento 5 Stelle, oltre a determinare realisticamente un risultato proporzionale buono per quella lista, potrebbe condizionale riaprire la corsa per alcuni dei collegi del sud che fino a qualche tempo fa si ritenevano, diciamo, appannaggio completo del centrodestra. Diceva Dalimonte, è una prospettiva improbabile, ma possibile che alcuni di quei collegi vadano in discussione. Oggi su questo si concentrano di nuovo le cronache, due commenti di, diciamo di logica opposta, Travaglio che è tutto soddisfatto di questo e dice, beh, a questo punto il voto utile è votare per i candidati dei 5 Stelle, Stefano Folli su Repubblica che dice, beh, attenzione PD ai rapporti di forza e al post-elezioni, a quello che verrà dopo nel rapporto tra sinistra e 5 Stelle. E intanto diversi leader vanno a sud, irresistibili le cronache sulle presenze di Conte a Napoli e altrove. Incamminiamoci, le aperture, la verità
Londra paga le bollette e noi, mentre qui sempre più aziende saltano per i costi fuori controllo di luce e gas, il Regno Unito vara un piano d'emergenza con cui lo Stato coprirà il 50% del salasso per le imprese, mossa obbligata per salvare il sistema. L'Italia invece aspetta l'UE, invano, così. L'apertura della verità, il Corriere della Sera, la minaccia di Putin al mondo, lo zar mobilita 300.000 riservisti ed evoca l'atomica. Biden dice una guerra nucleare non ha vincitori. Il Fatto Quotidiano, due volti, un volto cupo della Meloni e invece un volto sorridente e accattivante di Giuseppe Conte. La copertina è costruita per i lettori del Fatto, mica per i lettori di un altro giornale. Conte rimonta al sud e Meloni rischia grosso, così il Fatto. Il giornale ci porta a Mosca, in fuga da Putin. Lo zar annuncia la mobilitazione di 300.000 uomini, esplode la protesta, oltre 1.000 arresti, voli esauriti da Mosca, borsa a picco. Il Messaggero, Putin spaventa anche i russi, La Stampa, minaccia nucleare il mondo contro Putin. E poi Repubblica con una prima quasi spaccata in due, diciamo tre colonne, quindi un poco di più, 60% per la Russia, polveriera Russia con l'immagine di un giovane che protesta e viene portato via a forza dai poliziotti, l'altra un po' meno della metà, 40% della prima pagina, il Sud decide il voto. Allora, vi ricordo che oggi è giovedì, in edicola avete tre opzioni, verità, verità affari e panorama, mentre in libreria vi raccomando caldamente bomba orologeria, dove trovate una cosa che oggi non è molto valorizzata sui giornali italiani, ma io vi suggerisco di annotarvela, è lo scenario rispetto al quale bisogna fare gli scongiuri, eccetera, ma occhio all'enclave di Kaliningrad, dove Putin ha piazzato delle testate nucleari rivolte contro l'Europa e l'Occidente. Il paradosso è questo: la NATO non ha testate nucleari ai confini con la Russia ha testate nucleari in un'enclave che sta dentro un paese NATO e sono rivolte verso di noi. Ve la ricordate la frase di Papa Francesco: la NATO abbaia alle porte della Russia? È il contrario. La Russia che abbaia dentro i confini della NATO, non ditelo a Papa Francesco. Questo ed altro in bomba orologeria. Allora, incamminiamoci, le segnalazioni dalla verità. Parte Benetton, allora è il quarto giorno consecutivo in cui la verità valorizza l'inchiesta di Giacomo Amadori e poi altre firme, Camilla Conti, sulle rivelazioni di Gianni Mion, factotum dei Benetton, che dice, non è indagato, dice ai magistrati, riferisce cose di sua conoscenza. Dice, nel 10 ci fu detto da Autostrade che il Ponte Morandi aveva difetti strutturali, ma c'era una specie di autocertificazione di sicurezza e poi la strage in un viadotto. E, insomma, su tutto questo Belpietro dice: ma i giornali fanno da cani da guardia, non, cani da compagnia, cani da cuccia, non danno notizie di questa vicenda così preoccupante. Mentre Camilla Conti fa notare come la Corte dei Conti avesse fatto delle obiezioni sul passaggio di Autostrade a CDP con un esborso significativo da parte dei contribuenti. Poi la sezione Russia, molto ben fatta oggi, vi raccomandiamo tre pezzi, quello di Stefano Piazza che spiega bene cosa significhi i riservisti, soldati non attrezzati per il combattimento immediato e quindi il panico a Mosca. Stefano Graziosi sull'isolamento della Russia sul piano mondiale e anche la freddezza cinese. Claudio Antonelli che a sua volta chiarisce bene e parla esplicitamente di carne da macello per diciamo questi coscritti richiamati, perché di questo si tratta, di persone che hanno fatto il servizio di leva e che poi vengono richiamate 5, 7, 10, 20 anni dopo. E però Antonelli ragiona anche sulla conseguenza sul futuro governo. Ci sarà un coinvolgimento italiano? Sarà richiesto un contingente? Rischiamo di dover inviare le truppe.
sulla parte energetica, Giuseppe China muove uno zoom intelligente su una serie di realtà di imprese piccole e medie che saranno, anzi sono già massacrate, piscine, impianti sportivi che richiedano riscaldamento importante, eccetera, costi folli e zero sostegni. Flaminia Camilletti è il pezzo che fa da apertura. Ricorderete che già 10 giorni fa, in quel caso chi vi parla, avevamo raccontato come primo intervento di Liz Truss, prima ministro conservatrice, sia stato l'annuncio di 150 miliardi di sterline tra tasse e sussidi, più autorizzazione al nucleare, autorizzazione a altre estrazioni nel Mare del Nord e autorizzazione al fracking. Ieri dal cancelliere dello scacchiere, e quindi dal ministro dell'economia, e la Camilletti me lo spiega benissimo, è arrivato il modo in cui questi soldi saranno utilizzati, e il primo modo sarà per 6 mesi la copertura a favore delle imprese del 50% dei costi delle bollette. Mentre questa sezione si conclude con un pezzo di Sergio Giraldo sullo stop, una retromarcia rispetto alle sanzioni al carbone russo. Poi, attenzione, Giacomo Amadori. Allora, in questi giorni noi ci siamo tenuti alla larga in questa rassegna, per doveroso spirito garantista e anche, diciamo, per diffidenza rispetto ai metodi di fanpage, rispetto alla vicenda che è esplosa e poi è stata molto ridimensionata, delle accuse di una ragazza che diceva di essere stata molestata dal senatore Richetti. Richetti ha detto: no, sono io che ho denunciato lei che è una stalker. A un certo punto poi è uscito il nome di questa signora, la quale curiosamente continua a rilasciare interviste, attacca Richetti, dice di avere pranzato e cenato con altri esponenti politici, di avere materiale, ma dice pure: non sono io che ho subito le molestie. Non si capisce bene che ruolo giochi. Da questo punto di vista, oggi sui giornali ci sono due cose importanti. La più importante è quella di Giacomo Amadori, che piazza un altro colpo perché fa nomi e cognomi e dice: c'è stato un pranzo, una cena in cui questa signora ha incontrato un altro parlamentare, Giorgio Mulè, di Forza Italia, sottosegretario alla difesa. Questa signora ha cercato di parlare di sue attività umanitarie, una onlus, non si capisce bene, però mischiando tutto questo a considerazioni pro-Russia e pro-Putin. Mulè l'ha efficacemente trattata piuttosto male e ha fatto molto bene per mille ragioni e diciamo la questione è finita lì. Ma attenzione però, perché Amadori svela che era presente pure un esponente dei servizi, De Donno, vice direttore AISI, e dice Amadori: ma come mai questa signora, diciamo, usiamo un'espressione, è stata... O meglio, si domanda Amadori: questa signora ha agito o è stata agita da chi? Non sappiamo dire. Molto importante Amadori. Come, e però la mettiamo in coda, l'altra segnalazione, quindi vi lasciamo con la suspense fino alle 7:30, l'altra segnalazione viene dalle pagine romane di Repubblica. Curiosamente, di tanto in tanto Repubblica dispone di notizie che a me paiono clamorose e inchieste anche molto ben fatte, ma anziché comparire nelle pagine nazionali, dove invece ci sono Michele Serra, Cappellini, finiscono nel dorso romano di Repubblica. Vi lasciamo con questa curiosità. Però intanto annotatevi Amadori, fate un nodo alla pochette, se, diciamo, se siete avvocati del popolo, se no semplicemente ve lo appuntate da una parte, tra 20 minuti saprete il resto. Russia, allora sul Corriere della Sera, ampia copertura, Dragoni e Imarisio su quello che succede a Mosca, Marinelli e Olimpio sull'arsenale militare russo, Battistini su un significativo scambio di prigionieri, un oligarca russo che torna a casa e alcuni del battaglione Azov che torna in Ucraina. E Santevecchi invece sulla freddezza di Pechino rispetto alle mosse di Putin. Sul giornale il commento di Augusto Minzolini, molto critico rispetto a Mosca, e l'analisi, a mio avviso molto ben fatta, di Roberto Fabbri su tutte le bugie raccontate da Mosca in questa vicenda.
sulla stampa Anna Zafesova sulla situazione a Mosca e Domenico Quirico che dice: guardate che qui non è detto che sia un bluff quello di Putin, ed evoca a parti invertite quello che accadde gli anni 60, inizio degli anni 60, tra Khrushchev e Kennedy, e con una differenza, dice Chirico. Allora il vertice del regime sovietico, una dittatura come quella putiniana, ma meno primitiva, era di tipo collegiale. Falchi e colombe si scontrarono e prevalse la ragione. Le navi russe con i missili tornarono indietro. Oggi l'autocrazia putiniana non è di tipo collegiale, è personale, shakespeariana nella sua solitudine. Così, Quirico. Mentre su Repubblica segnaliamo il direttore Maurizio Molinari che evoca, diciamo così, tre elementi di debolezza per Putin. L'indebolimento di Putin ha tre genesi differenti. La prima e più evidente è militare. Lo smacco subito con la recente offensiva ucraina evidenzia quello che un rapporto dell'intelligence britannica definisce i seri danni alle forze convenzionali russe del distretto militare occidentale incaricate di fronteggiare la NATO. Unità di elite come la prima guardia corazzata hanno subito perdite pesanti e secondo Londra serviranno anni per ricostruire queste capacità militari. La seconda fonte di vulnerabilità è economica, perché le sanzioni stanno producendo effetti pesanti sul PIL russo. E poi c'è la terza fonte, quella che secondo le valutazioni alleate ha più sorpreso Mosca, ovvero l'impatto dell'incontro con Xi a Samarcanda, quando le critiche e preoccupazioni espresse in maniera personale e diretta dal leader cinese sono state di entità tali da obbligare Putin ad ammetterle in pubblico, aggiungendo l'indebolimento politico a quelli militare ed economico. E qui poi Molinari spiega come anche in tutta l'area asiatica intorno l'instabilità russa determini degli effetti a cascata. L'Armenia, alleata di Mosca, che ha chiesto aiuto a Washington per arginare gli azeri in Nagorno-Karabakh, la precaria convivenza tra tagiki e kirghizi, e insomma, una serie di elementi che generano un senso di indebolimento da parte di. Come facciamo a volte in questa rassegna, anche per darvi un sapore di quello che viene detto a Londra e a New York, andiamo a vedere velocemente Times, Telegraph e dall'altra parte dell'oceano Wall Street Journal e la linea, diciamo, dei tre più autorevoli quotidiani britannici e americano, è molto netta. Il Times, editoriale non firmato, The Times View, quindi la visione del Times sulla minaccia nucleare russa e sulle provocazioni di Putin. La NATO dovrebbe raddoppiare il suo supporto per Kiev, questo esplicito il Times. Il Telegraph, il commento della sua prima firma di politica internazionale, Con Coughlin, che dice: guardate che al di là di minacce vuote, Putin non ha niente in mano. E quanto alla questione nucleare, non ha un esclusivo controllo di questo, cioè la minaccia nucleare è necessariamente binaria. Attenzione anche all'editoriale dell'editorial board del Wall Street Journal che la mette così: l'escalation disperata di Putin in Ucraina. La sua mobilitazione è un'ammissione che la Russia sta perdendo la guerra. Putin ha annunciato quella che ha chiamato una parziale mobilitazione che potrebbe arrivare a 300.000 riservisti, che suona impressionante, ma la chiamata è un'ammissione che la campagna del Cremlino in Ucraina sta fallendo e che le sue attuali forze sono esauste e inadeguate. I riservisti non sono truppe addestrate alla battaglia che possono immediatamente correre sulla linea del fronte. Hanno bisogno di allenamento. Molti sono vecchi coscritti, non militari professionisti. E la Duma sta passando una legge per rafforzare le pene per chi sfugge alla mobilitazione o per chi diserta, il che suggerisce preoccupazione che molti vorranno sottrarsi. Così il Wall Street Journal. Che cosa non abbiamo trovato sui giornali italiani e ci piacerebbe che qualcuno scrivesse o che potesse scriverla?
è mettere insieme quello che sta accadendo in Cina, in Iran e in Russia. In Cina, dove diciamo, l'inferno concentrazionario è strutturale, è consustanziale rispetto al regime cinese, ma la politica del Covid-0 l'ha resa ancora più devastante, no? Le gabbie sui condomini, eccetera. In Iran ci siamo soffermati ieri, le manifestazioni dopo la morte di una ragazza per mano della polizia religiosa, colpevole di essere vestita in modo inappropriato, e ora con le manifestazioni di donne e uomini e di donne che bruciano il loro velo, eccetera. Quello che sta accadendo a Mosca, e l'abbiamo visto con code di macchine, gente che cerca un biglietto aereo, ecco, l'inferno dei regimi. Tutti quelli che ci hanno ammorbato per mesi sui giornali e nelle televisioni contro l'Occidente, i nostri cantori anti-occidentali, perché non si vanno a fare un giro da oppositori a Pechino, a Teheran e a Mosca e poi ci fanno sapere. Ma questo non lo trovate sui giornali italiani. Andiamo alla campagna elettorale. Allora, se dovessimo dare noi un consiglio a qualche leader politico illuminato, ce ne fossero. Se ce ne fossero, per questo giovedì e per questo venerdì di campagna elettorale, suggeriremmo una pagina pubblicitaria e un'intervista. La pagina pubblicitaria è sulla Verità, l'intervista è su Verità e Affari. Il committente della pagina pubblicitaria è Confedilizia, il protagonista dell'intervista è il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, che suggerisce cinque priorità legate al tema dell'immobiliare, della proprietà, della necessità di un alleggerimento fiscale, di un trattamento diverso di un bene, la proprietà immobiliare, che riguarda il 70% degli italiani. Fossimo in chi deve cercare una parola d'ordine per le ultime 48 ore, noi suggeriremmo di leggere quella pagina pubblicitaria e l'intervista a Spaziani Testa. Invece il tema che domina è quello del Sud. Allora, prendiamola dalla. Insomma, c'è l'antica regola della superiorità della narrativa sulla saggistica. Allora, prendiamola sul lato del racconto. Goffredo Buccini, Conte a Napoli, il ragazzo che credeva di abolire la povertà. Ah, c'è anche Di Maio, quindi diciamo i due ex amici, ora nemici, tutti e due a difesa del reddito di cittadinanza. Vediamo prima Di Maio e poi Conte. Il ragazzo che credeva di abolire la povertà ci riprova. Il reddito l'ho fatto, io lo difendo, io lo miglioro, ha tuonato Di Maio qualche mattina fa ai Vergini, Eduardiano Lione Sanità. E poi uno che gli risponde: da quando ho avuto il reddito io non ho più delinquo, gli si è parato davanti un giovanotto svelto di mano. Ma mo la Meloni me lo vuole togliere perché tengo precedenti penali, e che torno a rubare? Si è chiesto. Annota Buccini, non prendendo affatto in considerazione la terza via, cioè lavorare. Il problema di Gigino è che tanto popolo del reddito di cittadinanza continua a immaginarlo come un 5 Stelle, con prevedibili conseguenze in cabina elettorale. In questi paraggi, in queste stesse ore, la parte del leone la fa Giuseppe Conte, artefice della remontada a cui nessuno credeva, ma che ormai tutti danno per sicura in sondaggi non pubblicabili, ma riservati quanto il segreto di Pulcinella. L'ex premier, famoso per la pochette, ormai ha buttato a mare pure la cravatta. Qui alla sanità è il descamisato di casa. Assaggia mozzarelle, manda baci alle belle guagliure affacciate ai balconi. Dice che Meloni, Renzi e quelli che guadagnano 500 euro al giorno si dovrebbero mettere scuorno, insomma, vergogna per la loro guerra contro i poveri. Capite che siamo ormai in una dimensione sudamericana e naturalmente i grillini prosperano in tutto questo. Un racconto analogo, altrettanto vivido, ve lo fa anche Repubblica, Serenella Mattere e Concita Sannino, la battaglia del Sud è al photo finish. Ma andiamo, fatta la narrativa, andiamo alle conseguenze. Qui ci sono due cose da leggere, di segno molto diverso. Marco Travaglio, che sguazza in questa situazione diciamo, ritorce contro il PD l'argomento del voto utile. Quindi il PD è riuscito nel capolavoro di presentare Conte come quello di sinistra più credibile di loro e ora anche di consentire a Travaglio di dire: ma qual è il vero voto utile? Mica il PD, è quello al Movimento 5 Stelle. Scrive Travaglio: al sud gli uninominali, dove vince chi ha un voto in più, per il Senato sono 31, il centrosinistra non può vincerli perché in Campania, Puglia, Calabria, Sardegna e forse Sicilia è lontano dal 30-35% necessario per conquistarli.
quindi se li contendono centrodestra e 5 Stelle. Se davvero Letta crede ai suoi allarmi sul pericolo nero, dovrebbe imitare il suo Michele Emiliano, che sul fatto ha osato invitare gli elettori a votare o PD o 5 Stelle. Di più non poteva dire essendo un dirigente PD, ma il messaggio era chiaro. Così. Travaglio che conclude: riuscirà il PD a fare la prima mossa furba della sua demenziale campagna elettorale? Capite? Cioè, Travaglio chiederebbe che nel comizio conclusivo Letta dicesse: ma sapete cosa? Compagni del PD a sud, votate 5 Stelle. Questa, diciamo, è così. Però la cosa è talmente surreale che, diciamo, il PD ha reso perfino credibile che Travaglio metta queste cose in modo non caricaturale, e sta di fatto che la campagna del 5 Stelle accelera sul rettilineo finale, quell'altra è arranca. Andiamo a vedere Stefano Folli, che addirittura si proietta sul dopo. Quali sono le conseguenze di questo penoso stato di cose per il PD sul dopo elezioni? Dipende dal sud il destino di PD e 5 Stelle. Ancora un paio di settimane fa nessuno la prendeva neanche in considerazione, questa ipotesi. Adesso il lievitare dei sondaggi rendono in qualche misura concorrenziale il 5 Stelle. Lo sarebbe ancora di più, aggiungiamo, se si verificasse una sorta di desistenza di fatto, cioè se i candidati del PD, sentendosi battuti in partenza, convogliassero i loro voti, almeno in alcuni collegi in bilico, sugli esponenti contiani. La mossa avrebbe una logica e, seppure non fosse sufficiente a ribaltare i rapporti di forza nelle nuove Camere, costituirebbe un indizio decisivo circa il dopo elezioni. Sappiamo che nel PD esiste una potente corrente che si propone di riprendere quanto prima il rapporto con i 5 Stelle. Tuttavia, se la bilancia pendesse in modo evidente a favore di Conte, per il partito di Letta o dei suoi successori sarebbe arduo accettare una specie di sudditanza di fatto nei confronti dell'ex alleato. A maggior ragione se nel Mezzogiorno si verificasse quella notevole avanzata dei 5 Stelle che molti prevedono o temono. Un'avanzata che spingesse una parte dell'elettorato PD a supportare i candidati contiani segnerebbe una drammatica, forse definitiva, perdita di ruolo per la maggiore forza del centro-sinistra. E quindi dice Folli: non è in gioco solo la partita elettorale, è in gioco pure il dopo. Le interviste, allora, pomposa e vuota quella a Letta su Repubblica di Stefano Cappellini con, diciamo, una riunione di famiglia in cui Letta dice che Prodi è una leggenda vivente, che il partito lo sta aiutando, che andrà tutto bene, che sì, pensa di poter vincere, certo, io vedo l'Italia del futuro, serve uno sforzo finale affinché gli elettori la vedano insieme a noi. E questo è il problema, lui la vede, gli elettori non la vedono. Ma insomma, la Meloni è cattiva, Meloni lavora per sfasciare la nostra Europa, un regalo a Mosca. Occhio però all'altrettanto, diciamo, entusiasta, e dal suo punto di vista ne ha tutti i motivi, intervista di Conte alla stampa. Qui lo intervista Andrea Malaguti, ex Unità, sono tutti comunisti. Non, poi dice che la persona ossessionata vede comunisti a tutte le parti, ma non sono io che li vedo, sono loro che sono comunisti. Conte dedica tre colonne di una pagina e mezzo a dire che Putin va preso sul serio, insomma, non riesce a dire una parola buona sull'Ucraina. Diciamo, l'ambasciatore Razov non potrà dolersi anche oggi della intervista di Giuseppe Conte. Forse la parte, diciamo, l'unica un po' pepata dell'intervista è quella in cui, dopo che sono usciti una serie di articoli, ricorderete una settimana fa Belpietro, ieri anche un pezzo della stampa, Malaguti sollecita Conte sul suo rapporto con D'Alema. È vero che si confronta spesso con D'Alema? Risposta: con D'Alema mi confronto di rado, ma quando succede gli scambi non sono mai banali. È un interlocutore di rara intelligenza politica. E qui sarà contento Razov, sarà contento D'Alema. Saranno loro gli ispiratori di parte della campagna contiana. Uno benevolo direbbe: ma no, ma che dici, Daniele? Uno malevolo potrebbe dire: beh, no, anche l'ambasciatore cinese. Ma noi, voi non tenete conto, non tenete conto di questa, che è sicuramente una battuta. Va bene. Ah, ecco, sul lato destro ieri un eroe non positivo, diciamolo francamente, Romano La Russa, fratello di, che in Lombardia partecipa a una cerimonia di ricordo di un
collega di militanza e insieme con altri dà vita al rito del presente con tanto di braccio alzato. La cosa più comica è poi tutto il dopo braccio alzato, con una nota di Fratelli d'Italia di Milano e una serie di interviste di Romano La Russa medesimo per dire che lui ha cercato di indurre i suoi colleghi a non alzare il braccio, figurarsi. Che poi non l'ha alzato così tanto, ma insomma solo di pochi gradi. E che in ogni caso non c'è nulla di fascista, ma è una tradizione militare. Vabbè. Le spiegazioni sono peggio dell'atto in sé, Romano La Russa. Restano due segnalazioni finali. Allora, vi avevamo raccontato ieri della performance della sera precedente da Milano nel costoso programma di Rai 3. Si sentiva l'esigenza di un altro appuntamento di Rai 3, tutto orientato a sinistra e diciamo con grande brillantezza i dirigenti del servizio pubblico, a spese vostre, ve lo hanno subito messo in palinsesto. E a un certo punto è arrivato, cotonatissimo e con camicia bianca svolazzante, Bernard Henri Lévy a dire che, no, cari italiani, fate schifo, ma se fate schifo e la Meloni non ha la maggioranza, almeno la democrazia è salva. Se Meloni avesse la maggioranza, l'onda nera, il voto non andrebbe rispettato. Perfino la GCOM ora sanziona da Milano che dovrà in una puntata dire in voce abbiamo violato la par condicio, eccetera, eccetera. Vedremo se questo accadrà. Vi avevamo lasciato però in sospeso con una, ve la ricordate la signorina di cui parla Giacomo Amadori, primo pezzo da leggere sull'argomento sulla verità? Questa signora Maire Rogati, che di nome fa Ludovica. E è interessante anche quello che ci racconta Giuseppe Scarpa, però bisogna arrivare a pagina 7 del supplemento romano di Repubblica e diciamo, il quadro è interessante, cioè questa si rivolge così anche ai suoi condomini, la stalker del condominio, te sparo in bocca, te e tu figlia. A 7 vicini di casa sono arrivate via WhatsApp minacce di morte da un numero che per il commissariato di Ponte Milvio è riconducibile all'attrice quarantenne finita al centro del caso Richetti. E qui si evocano questi episodi che vanno da giugno 17 a settembre 18. I cellulari di 7 diverse persone iniziano a ricevere SMS intimidatori. Goditi la tua ultima festa, sei morto, si legge in un messaggio. In un altro inviato all'amministratore di condominio, fai stare zitte quelle teste di minchia che sono venute ad abitare da poco. Amministratore de sto cazzo sei morto e ancora ti spacco la faccia, ammazzo te e tua figlia, insomma tutto il resto. Ecco, questa personcina equilibratissima è al centro, o meglio, i cui messaggi sarebbero così equilibrati, cerchiamo di essere cauti, sarebbe al centro della vicenda Richetti. Però sommate questa cosa al pezzo di Amadori con un altro rappresentante dei servizi che va a cena, questa che afferma o millanta di avere contatti importanti. Ha ragione Amadori quando evoca Patrizia D'Addario. Anche lei agì o fu agita? O non disgiungiamo, congiungiamo, agì e fu agita? Sono domande interessanti. Nelle campagne elettorali dei paesi sudamericani succedono tante cose. C'è Conte che canta a Napoli e poi ci sono manovre opache e nella nostra sudamericanizzazione, diciamo, spinta, succede questo e quello. Finisce qui la puntata di oggi della Verità alle 7. Noi ci sentiamo questa sera alle 19 con Stefano Graziosi. Ci ritroviamo domani mattina. Da qui ad allora avete, se vorrete, da prendere Verità, Verità Affari, Panorama, Bomba Orologeria, dove a pagina, eccolo qua, a pagina 14 trovate anche lo scenario della desistenza de facto, che insomma, parliamoci chiaramente, in Puglia altrove sta già avvenendo. Buona lettura di tutto e buona giornata.